I am my own special creation. TZ 101. Tommaso Zorzi non da con noi. Siamo ancora qua. Già. Allora, Zorzi, come andiamo? Buonasera, che bello Tommy. Sentirvi. Ora bene, ora bene. Sono tornato in città, sono a Roma. Un caldo a Roma oggi ha fatto. Ma non facciamo così, che sennò poi ci bacchetta che noi siamo milanesi. Allora sarà bella Milano, vedi com'è che c'è la nebbia. Forse. Tommy, senti un po', ma com'è andata? Allora, prima di dirci un po' di cose nella tua rubrica, com'è andata quest'estate? Tante macumbe, visto che siamo arrivati proprio da quel disco. Credo lì di averle schivate quasi tutte, qualcuna poi per la legge dei grandi numeri ti colpisce, però per ora sono abbastanza indenne. Bene, bravissimo, no, hai passato delle buone vacanze, sì. Ho passato delle buone vacanze, sì, perché no? Perché no? Devo dire che ho staccato, sono stato molto in Sicilia, che è una terra che amo molto, quindi ho messo su anche quei 15 kg che certo. Se non metti su in Sicilia non ci sei veramente stato. Esatto, dimmi che sei in Sicilia senza dirmi. Senza dirmi. Inizia la bilancia, ecco. Esatto. Abbiamo visto un meme una volta, ci ripiamo tutto quello che è nostro scritto sulla bilancia proprio. Esatto. Ma perché le piace tanto la Sicilia, Tommaso? Ma perché non dovrebbe piacere la Sicilia? La Sicilia ha bel tempo, bel mare, bella gente, bella musica. Poi le Eolie specialmente sono veramente una vabbè cicchetta. Ma poi Maurizio Tom è innamorato, è andato in Sicilia, cioè cosa vuoi di più? In barca, innamorato in Sicilia, sembravamo tipo la metà di Giannini. Capito? Come diceva Remigi, sapessi come strano essere innamorati a Milano? Sapessi come strano essere innamorati a Trapani? Travolti da un insolito destino, capito? Nell'azzurro mare di agosto, che bello quel film, mamma mia. Che bello. Giancarlo Giannini credo che lì sia una specie di sex symbol. È il più bravo di tutti. Parla... bravissimo, bravissimo. Non se ne parla abbastanza comunque. Beh, Maurizio lo conosce molto bene, so che è anche un inventore Giannini, che sì, è un lato... ma è uno che non vuole che si parli di lui, eh. Ah, non gliene frega. Può fregare meno. È per quello che ti sta così simpatico. Probabilmente. Senti Tommy, esatto, vabbè, oggi primo giorno nostro di scuola, sì, diciamo, quindi ci esatto facciamo un po' le care, ci salutiamo e tutto. Però, allora, intanto c'è una grande novità su Britney Spears. Lo so, è infatti... perché finalmente Britney Spears è libera. È free padre, Britney. È free Britney, è finalmente free Britney, perché il padre ha rinunciato alla conservatorship, come la chiamano in America, e esatto finalmente lei potrà disporre del suo patrimonio, muoversi come vuole, uscire di casa e decidere per la sua sorte personale e professionale, che direi che era anche l'ora dopo 10 anni e passa. E speriamo che vada bene a questo punto. Sì, anche perché poi è sempre brutto leggere questi lati oscuri dello spettacolo, che purtroppo sono sempre più frequenti e si fanno sì un po' perdere quello che dovrebbe essere il senso dell'entertainment e dell'intrattenimento, che dovrebbe fermarsi all'intrattenimento, perché non stiamo salvando vite, ma stiamo semplicemente strappando una risata che sta dall'altra parte, quindi poi bisogna anche dare a tutto il peso che merita, no? Non c'è dubbio, però è anche vero che leggevo e ho visto anche le tue stories su Instagram, sì, che stai un po' vivendo quello che era il tuo sogno l'anno scorso, e il fatto sì di, insomma, rendersi conto, no? Fermarsi un secondo e dire, beh, in effetti però un anno fa chissà cosa avrei dato, no? Per essere dove sì, sono ora. È anche vero ora che dopo che dici sto vivendo il mio sogno ti dai anche una di quelle grattate. Vabbè, e... ovvio, ma tu fai tutte quelle tue cosine lì con... palisanti, sali grosso, salvia bianca, incenso, cioè praticamente sono diventato uno sciamano. Una fattucchiera. Sì, prendi questa mano. Zinga. Come mai esatto non canti oggi, Maurizio, con il tuo... Come mai non canti con il perché tuo il diletto? Perché è il primo giorno di scuola, bisogna essere tutti un po' più seri. Ah, dobbiamo essere più seri, quindi non cantiamo. No, ma non è quello, no? No, la mia mano zingaro. Sì, prendi la mia mano zingaro. Certo. Ti manca il dente d'oro. Sì, ci manca. E come stanno le nutrie?
Le nutrie stanno bene, sono sicuramente in questo momento molto contenti di parlare di nuovo col capo nutria, che sai che è un titolo che ormai si spetta per malaugurata sorte. No, ma Tommy, è il compleanno di Maurizio, il 28 agosto, che so che insomma, l'ho vi siete chiamato, sentiti. Gli ho fatto gli auguri. Esatto, sul sì, Riccardo. Su Twitter con TiltZ VIP mi arrivavano gli auguri per Maurizio, proprio ma al capo certo, nutria non possiamo fare. È la nostra festa nazionale. Certo, è giusto. Io il compleanno di Maurizio praticamente ci vestiamo tutti colorati e andiamo in strada a ballare Maracaibo. Sì, certo, con i cappellini TVZ VIP. Però. Bello, esatto. Senti Tommy, invece diciamo un po', dai, delle cose belle. So che adesso sei lì, insomma, cioè sei in sono questi qui, giorni proprio lì. Sono sul set di Drag Race e devo dire che finalmente, dopo aver tanto agognato, no, quello di avere le redini di un programma, finalmente posso dire che insieme a Chiara Francini che sì. e Priscilla, che sono qui con me, portiamo avanti quello che è, credo, abbastanza un'innovazione per quanto riguarda lo showbiz, perché si parla di drag queen ed è un mondo che va esplorato, anche perché hanno fatto reality e docu-reality sulla qualunque, tra chi sceglie l'abito da sposa alla regina delle torte, quindi era anche l'ora che, come dire, un'arte nobile come quella del drag venisse rappresentata in maniera adeguata e con, okay, forse con il giusto sei rilievo. Il più adatto a spiegare in maniera semplice che arte è quella della drag queen, perché c'è sempre una gran confusione, no? Su questo tema. Allora, le drag queen sono delle performer le quali attraverso la trasformazione con abiti e parrucche femminili intrattengono un pubblico salendo su un palco. Io credo che chiunque salga su un palco a intrattenere meriti lo stesso tipo di rispetto, no? Che tu sia il batterista, che tu sia il frontman, che tu sia una drag certo. queen o che tu sia un comico che fa un'ora di stand up, sei un intrattenitore e in qualità di intrattenitrici loro credo che sia una delle mie forme preferite di intrattenimento. Non mi sono mai annoiato a uno spettacolo di drag queen e non ho mai visto gente sbadigliare a spettacoli di drag queen, forse non posso dire. No, ma poi sono simpatiche nella loro incertezza. Sì, nel senso che sono assolutamente professionali e anche perché per salire sul palco ci mettono ore per trasformarsi, quindi vero, è un'arte vero, assolutamente seria e va trattata con il massimo rispetto. Poi capita che alcune performer drag poi diventino donne transessuali, perché a volte è un, come dire, una prova, no? Uno prova. Ma quando stai lì poi, certo. Sì, ma non c'è, guarda, la cosa bella è che non c'è una regola, quindi ognuno lo fa a modo suo. È vero, chi lo fa solo per intrattenimento, chi lo fa per sperimentare lati della sua identità di genere, vale tutto. È proprio così, quindi insomma noi ti facciamo un grandissimo... Come parla Ben Zorzi, la sua identità di genere, viva la faccia. Sì. Non glielo dici questa volta che è molto intelligente, perché glielo dici tutte le volte. Beh, l'ho detto indirettamente, io ho detto. Certo. Oggi siamo più seri, sì, niente cantina. Guarda, io intanto in questo momento che vi sto parlando sono in un doppio petto, quindi anche io sono molto serio. Ah, urca. Se la radio fosse in video ve ne accorgerete. Meglio di no che non sia il video, guarda, ti farei vedere le mie di condizioni oggi, altro che doppio petto. È strano che Maurizio non mi abbia ancora bacchettata, perché ho i jeans tutti strappati e di solito mi dice che cerco di camuffare la mia età, perché metto i jeans strappati per la signora cerca di camuffare la sua età tramite le toppe e gli strappi. No, nasconde la sua indigenza. Ecco, perfetto. Me le chiamo ormai da sola, capito Tommy, come siamo messi in questo settembre. Senti, allora, non facciamo torti a nessuno, ti hanno scritto davvero in tantissimi, dalla prossima settimana magari riportiamo un po' di ordine, facciamo a parte delle canzoncine, perché io vorrei che sentirvi di nuovo in un duetto, ma facciamo anche il preferito del giorno, insomma oggi era proprio il primo giorno di scuola, tra l'altro tu sicuramente adesso dovrai andare a finire, no? Stavate registrando, quindi insomma senza sosta tutte le ore del giorno e della notte. Ma così bisogna fare, io sto facendo quello che ho sempre detto, essere la sacra gavetta, e va fatta con l'entusiasmo in ogni cosa che uno fa, quindi cerco di mettercelo.
Bravissimo, noi siamo dalla tua, lo sai, quindi. Bene. Allora, prima di salutarci, dacci un disco, ti liberiamo subito. Allora, per rimanere in tema, e dato che è anche il mio primo giorno di scuola, io per prepararmi spesso metto la Carrà, e quindi a far l'amore cominciate voi oggi, no? Esatto, va bene. Quindi quello sarà il disco Zorzi per Costanzo di oggi. Tommy, ci sentiamo la settimana prossima, yes. In bocca al lupissimo. Vai. Grazie e spacca mille. Tutto. A presto. Ciao Carlotta. Ciao Maurizio. Ciao, un abbraccio Tommy. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Su R101 facciamo finta che tu sia.